Amici della Pallina Vulcanizzata, il più cordiale buon pomeriggio, ben collegati in diretta con il Pallalido di Valdagno per queste finali nazionali di hockey pista categoria Under 19. Quinto incontro di questa seconda giornata, sono di fronte GS Hockey Trissino e Amatori Vasken Lodi. Andiamo a vedere con l'aiuto della grafica, grazie alla regia di Flavio Zattera e alle riprese di Roberto Bauci, andiamo a vedere come partono le due formazioni. Per il Trissino il numero 8 è Mirko Sansoni, il 6 Edoardo Langaro, l'11 Alessandro Checchetto, il 7 Gioele Piccoli, il 5 Cristian Rubega, il 3 Niccolò Colpo, il 9 Gioele Lazzari, il 10 Mattia Scarpinelli, l'1 Alessandro Rubega, che è il portiere, e l'altro portiere Nicola Scarpinelli. L'allenatore, il coach, signor Carlos Carpinelli. Dall'altra parte Vasken Lodi con il numero 5 Cristian Scampini, il 7 Mattia Sbroglia, l'1 Francesco Coppola, il 9 Riccardo De Vita, il 3 Mauro Fiazza, il 10 Reggio Leonardo, il 4 Giovanni Maria Monticelli, l'8 Pablo Massimo Grassi, il 2 Matteo Orsi, il 6 Samuele Bassoricci, l'allenatore Pierluigi Gigio Bresciani. Si gioca agli ordini del signor Edoardo Pigato con Alfonso Rago al tavolo. Tutto pronto per cominciare questo quinto incontro. Si è appena concluso un interessante Pumas Viareggio Hockey Valdagno, ha vinto Pumas 3-2, partita veramente bella e tiratissima. Vediamo gli starting five del Trissino: Alessandro Rubega in porta, Checchetto e Lazzari davanti, Gioele Piccoli, Nicola Scarpinelli. Risponde il Lodi con Leonardo Reggio tra i pali, Mattia Sbroglia e Mauro Fiazza, Cristian Scappin, Riccardo De Vita davanti. Tanto inquadrata la formazione trissinese con una vistosa protezione al setto nasale per Nicola Scarpinelli. Poi con l'aiuto della grafica magari andremo a rivedere un po' la situazione dei vari gironi. Adesso con calma andiamo a vederci l'inizio di questa partita, di una partita numero 5, inquadrato proprio il numero 5, Cristian Scapin. Comincia ora l'incontro, si gioca agli ordini del signor Edoardo Pigato, ce l'ho in possesso palla con Riccardo Di Vita, ci prova subito. Trissino che deve assolutamente fare punti per garantirsi la qualificazione. Quindi adesso Rubega, naturalmente con la prima di Rubega parliamo di Cristian, Rubega in porta c'è l'altro Rubega e Alessandro, il numero uno. C'è pallina che sarà nelle stecche del Lodi con il capitano, il numero tre, Fiazza. Fiazza Di Vita poi davanti al portiere Scappin che va a contrastare ora. Si scontra con Checchetto, il capitano trissinese, Gioele Piccoli, talentuoso giocatore trissinese, con il numero 7. Trissino in tenuta oro granata con è il numero intanto di Piccoli che fa vedere di cosa è capace. Cercato l'alza e schiaccia, numerosa la presenza del pubblico trissinese, stante anche la distanza, campionati organizzati da Valdagno, Braganza e Trissino. Ma c'è Scapin che si rialza ora, il numero 5, Lodigiano. Trissino che manovra adesso con Checchetto, cerca Rubega, ancora Checchetto in velocità. Formazione Lodigiana che è stata ieri giocato
Una partita tiratissima con il Valdagno, è finita 6-5 per la formazione di casa, ma a 58 secondi dalla fine c'era ancora il tempo per il pareggio. Intanto Scapin che riparte, fa tutto lui, prova ad arrivare dalle parti di Alessandro Rubega, fa il retroporta allo scarico, ancora Fiazza, sempre Scapin, uno dei più attivi in questa prima fase del primo tempo. Riceve bene il passaggio di ritorno e riesce anche ad andare alla conclusione, poi riparte il contropiede. Lazzari, il tentativo. Siamo già dall'altra parte, accetta l'uno contro uno, poi ci sarà fallo di squadra, è fischiato a Lodi. Ancora Rubega sulla... lungo la balaustra, riparte Riccardo Di Vita. Per andare al tiro Di Vita si deve impegnare qui Alessandro Rubega, tiro centrale ma molto potente. Diciamo Trissino che con coach Carpinelli deve risalire un po' la china adesso. Intanto Gioele Piccoli fa tutto lui. Recupera ancora Piccoli, caparbiamente recupera pallina che poi però esce. Chiama la posizione della difesa il portiere lodigiano Checchetto, lo scarico per Piccoli, ancora Checchetto, numero 81, il capitano trissinese. Poi c'è questo duello tra, chiamato il fallo a Rubega, fischia Pigato, Scapin che riparte per Fiazza. Va a gestire sul centrocampo, ancora Fiazza dopo un paio di scambi sulla linea mediana, prova Di Vita ad andare al tiro, finora portieri relativamente poco impegnati, forse una parata in più per Alessandro Rubega su un tiro potente centrale. Checchetto che prova ad andare via da solo, c'è Scapin a far buona guardia. Checchetto che va giù, palla che sarà lodigiana, già battuta la punizione, Scapin, la recupera Lazzari. L'altro Gioele in pista, Rubega questo qui, è l'altro Gioele che è appunto Piccoli. Checchetto ancora Piccoli. Sotto gamba qui prova a far fuori l'avversario, poi ci ripensa Gioele Piccoli, scarica per il suo capitano. Fallo di squadra, fischiato a Lodi per questo intervento irregolare. Attenzione Reggio, il gol! No, è di altro avviso Pigato, deviazione evidentemente non consentita dal regolamento, pattino. Tutto da rifare, non so se abbiamo la possibilità, sentiamo la regia, se riusciamo ad avere il replay, vediamo un po' da vicino con la telecamera soggettiva. In effetti la deviazione sembra... prima dell'ultima conclusione c'era stato un tocco di pattino irregolare nel controllo prima di andare al tiro. E quindi nulla di fatto, si salva Leonardo Reggi in questa circostanza. Intanto prova ad andare via Fiazza,
Ma il fallo è per Trissino. Se ne sono andati i primi 4 minuti e mezzo di questo primo tempo, 0-0 tra Trissino e Lodi. Ce ne fosse bisogno, sono formazioni tutte da prendere con le molle, specialmente in questa circostanza, in particolare le squadre lombarde che sono capaci poi di grandi prestazioni proprio nelle fasi finali. Eccolo qua Scapin, prova ad andare lui, il tiro di Scapin non trova la porta, ci pensa Lazzari, non arriva su Checchetto, ancora Lazzari, scarica per Piccoli. Con calma Trissino adesso a ragionare. Vediamo se è in mente qualche cambio Carlo Scarpinelli, che sembra indicare qualcuno in panchina. Vediamo un po'. Lodi intanto con calma, con Di Vita. Fiazza prova lui dentro a cercare la possibile deviazione volante di Mattia Sbroglia. Ancora un lungo lancio proprio per Rubega, lo va a cercare, lancio da 40 metri qui per Trissinese. Giale Piccoli per Capitan Checchetto che ci prova, la risposta sicura col guantone. Siamo già dall'altra parte, va giù Mattia Sbroglia, tutto regolare. Ha risposto bene col guantone Leonardo Reggio all'ultimo tentativo di conclusione trissinese. Partita che finora non sta decollando, squadre al piccolo trotto, bisogna anche tenere presente che siamo nella seconda giornata, Atletica hanno già giocato con il caso del Trissino, 3 partite, questa è la loro quarta. Partita numero 5 di questa seconda giornata delle finali nazionali di hockey pista. Under 19 qui a Valdagno, sulla pista del Palalido. Palla vagante qui. Lazzari più veloce di tutti, vede Piccoli liberissimo nella metà campo lodigiana. Piccoli se ne porta a spasso un paio, poi lo scarico ancora per Lazzari. La botta di Lazzari, la risposta. La domestica, il neoentrato Monticelli, Giovanni Maria Monticelli. Vediamo, c'è un Lodi stasera in tenuta, questo pomeriggio ormai, questo presserale, tenuta completamente bianca. Cerca la gran botta, rasoiata bassa, non passa. Buona guardia Alessandro Rubega. Poi il tunnel di Piccoli, proprio i danni di Monticelli che però non ci casca e riparte. Checchetto in interdizione. Lotta con Fiazza, attenzione lì, Monticelli la sbroglia. Porta la pallina verso la balaustra, poi fa ripartire i suoi. Anzi, decide di ripartire lui. Non riesce il controllo al centro del campo. Ancora Lazzari che accelera, attenzione. Non trova lo specchio della porta. Giovane Lazzari. Tanto Monticelli molto attivo lì nell'uno contro uno. Chiamato il fallo di squadra, un altro è entrato, il numero 2 Matteo Orsi. C'è il time out per Trissino, Carlo Scarpinelli vuole mettere un po' d'ordine nella manovra trissinese. Andiamo a rivedere qualche azione interessante.
Qui c'è il gol annullato per il tocco di pattino precedente addirittura. Poi questo tiro non nello specchio della porta. Poi primo piano per Rubega. Qui si agganciano un po', ma non succede nulla. Poi ancora Lazzari. Torniamo in diretta. C'è anche Nicola Scarpinelli in campo. Casacca numero 30. Proprio Orsi ora per Fiazza. Prova ad andare giù Monticelli per vie centrali. Gioca una specie di triangolo sulla linea di centrocampo. La botta è alta da parte di Fiazza. Trattenuto, stava partendo tipo Super Rocket qui. Gioele Piccoli. Carpinelli. Orsi si propone lì in avanti, poi non si capisce con Mattias Broglia. Attenzione, si genera un contropiede, due contro uno, non gestiscono il due contro uno. Rumoreggia il pubblico trissinese. Orsi, seconda battuta, poi c'è Gioele Piccoli, ancora Carpinelli. Ancora Carpinelli, scusate, Gioele Piccoli, adesso capitan Checchetto a gestire. Dall'altra parte è sempre il capitano trissinese a gestire pallina, va giù, c'è il fallo di squadra. E anche il time out da parte del Lodi, situazione falli ne ha 3 Lodi, 2 Trissino, 9.54 alla fine di questo primo tempo, squadra ancora sullo 0-0. Abbiamo aggiornato anche la grafica dei falli di squadra grazie alla regia. Edoardo Pigato al centro del Palalido. Rientra il Trissino, c'è l'Angaro adesso. Edo L'Angaro con il numero 6. Adesso il capitano Checchetto gli spiega qualcosa. Gli spiega qualcosa Edoardo Pigato. Conciliabolo tra i due. Tutto pronto per la battuta. Palla che resta nelle stecche trissinesi. Carpinelli. Può ripartire Di Vita. Scapin, poi Orsi per Monticelli. Gira bene la pallina il Lodi. Per ora due formazioni
sono rimaste relativamente guardinghe, non sono mai scoperte troppo, un solo contropiede concesso a Trissino, ben chiuso poi dalla difesa lodigiana. Può ripartire Di Vita, che poi chiede troppo. Langaro per Carpinelli, prova la botta, c'è Orsi su di lui. Va via Checchetto, il capitano, ci mette anche il fisico evidentemente, qualcosa che può sfruttare. Pallina che finisce in tribuna. Gele Piccoli gestiranno adesso ripartenza dopo la pallina era uscita. Checchetto e Carpinelli vicini. Gele Piccoli cerca di liberarsi alla guardia di Monticelli. Orsi prova lui. Matteo Orsi, Monticelli non riesce l'ultimo tocco. Poi di esperienza qui la recupera bene col corpo. Proprio Monticelli, buon elemento, poi sbaglia l'appoggio, scarica un contropiede, ma c'è l'errore di Checchetto, deve rispondere da par suo Alessandro Rubega, pallina che era indirizzata nel 7 alla sua sinistra. Troppo lungo la palla, ci riprova ancora Matteo Orsi per Scappin, c'è il fallo di squadra, parte di Edo Langaro, blocco irregolare in movimento. Con calma Bresciani che parla ai suoi. Il popolare Gigio. Ancora Di Vita. Prova, cerca soluzioni. Orsi, Monticelli. Buona prova di questo numero 4. Poi Langaro prova a rilanciare, ma impreciso. Suo tentativo di appoggio. C'è Checchetto con l'aiuto di Piccoli, una pallina che sembrava persa. Un po' chiuso Lodi. Poi va giù. Deve rimettere la ginocchiera Carpinelli, fuori Carpinelli, dentro Rubega. ...7:31 alla fine di questo primo tempo, formazione ancora sullo 0-0, cliente particolarmente ostico per il Trissino questo Lodi, che è veloce nelle ripartenze, fa girare bene pallina, qualche volta chiede un po' troppo magari alle proprie individualità, però finora ha messo in forte difficoltà anche Valdagno. Nella partita di ieri sera dopo la cerimonia inaugurale che si è svolta qui al Palalido, Gioele Lazzari con Rubega e Langaro, Gioele Piccoli a fare da punta, fa buona guardia Riccardo Di Vita. Langaro, la finta di Langaro, c'è Monticelli su di lui. Che bravo Monticelli, riconquista pallina. E poi va via. Monticelli. Lo scarico. Ancora Monticelli in retroporta. C'è Orsi a centroboa. Di Vita in possesso. Ancora Monticelli. Prova lì. Pallina che arriva telefonata dalla parte di Rubega. Lazzari. Trissino che riparte, Langaro a fare da ultimo uomo in servizio per Gioele Piccoli che prova ad andare giù.
Non c'è spazio, prova a retroporta, poi si ferma il raddoppio sistematico sul portatore di palla. È sempre questo Monticelli, ottimo l'idea per 2 contro 2, vediamo un po'. Ci prova, prova un tiro ad incrocio. Cristian Scapin. Riparte Lodi, sempre con Orsi. Orsi per Monticelli, Monticelli la mette lì, il tentativo di spizzata ancora, ancora Monticelli. Si accartoccia e stoppa Ale Rubega. Poi ancora Trissino con Carpinelli, ma c'è prima Scapin, ancora Carpinelli, fa ripartire Lazzari, ma è efficace la difesa lodigiana. Pallina che si alza ed esce, ha provato il capitan Checchetto, dorsale 81. Non lo dico perché se poi Carlo si ascolta mi spiega che sbaglio le parole. Pettorale 81 sulla schiena per il capitano trissinese. Poi Lazzari riesce a recuperarla. Fine alla meglio Lodi, sempre Monticelli. Rapidissimo, prova anche ad andare al tiro. Abbiamo di vita, adesso squadre sono un po' allungate. Può ripartire Fiazza. L'aveva messo bene lì, però la zampata di Rubega a dire di no. Moro Fiazza, capitano lodigiano. Bisogna ripulire la sua visiera Bauer 3. Alessandro Rubega. Intanto ricapitoliamo la situazione dell'incontro. Trissino e Lodi ancora sullo 0-0 dopo il primo quarto d'ora del primo tempo. 5-17 alla fine. Fal di squadra ne ha 3 Trissino, 4 Lodi. Intanto facciamo scorrere anche qualche replay delle azioni più significative. Manca ancora il gol all'appuntamento. Torniamo in diretta. Orsi. Buona tecnica individuale anche per lui, autore di un gol ieri. Attenzione qui! Il tentativo di sorprendere Ale Rubega che risponde a gambali uniti. Controllo con il patino secondo Edo Pigato. Rubega fuori per Lazzari che pensa a caricare il tiro, gli si distende per evitare sorprese. Leonardo Reggio. Qui c'è il fallo, attenzione, ha perso la stecca Fiazza. Di vita Fiazza, Orsi e Monticelli, risposta, attenzione, ma c'era già il fischio. Fa sentire
anche qui dalla tribuna stampa Carlo Scarpinelli. Attenzione intanto al tentativo di Capitan Checchetto. Intanto c'è Orsi, carica la botta, trova il guantone a chiudere l'angolino di Rubega. Checchetto, impreciso l'assist per Carpinelli, se ne trova già due addosso. Esce bene qui Fiazza, poi può ripartire Monticelli, uno dei più attivi della formazione di Gigio Bresciani. L'errore è Scappin adesso con il numero 5, pallina che arriva bassa dalle parti di Reggio. Monticelli, poi Fiazza. La mette lì il palo lodigiano a salvare la porta di Rubega. La deviazione era stata di Riccardo Di Vita, vediamo se riusciamo a rivedere. C'è il time out, eccolo qua, su questo tiro ci mette, riesce a metterci la stecca, ma non trova, pallina che batte lì, si vede, grazie per questa riprese ravvicinate che consentono di apprezzare sia il gesto tecnico di Di Vita sia la pallina vulcanizzata che centra il palo destro della porta difesa da Alessandro Rubega. Intanto 3:34 alla fine di questo primo tempo, a dire la verità è successo abbastanza poco, le squadre sono ancora sullo 0-0, la partita deve ancora accendersi. Falle di squadra 4-3, 4 per Lodi, 3 per Trissino. Tutto pronto per ricominciare, Lazzari per Checchetto. Con i 7 Gioele Piccoli. Poi Capitan Fiazza che si rifà un altro giro pista a cercare Scappin. Il tiro di Scappin. Riconquista palla Lodi proprio con Monticelli, uno, diciamo, uno dei più attivi nella formazione di Gigio Bresciani. La botta bassa qui, un mezzo assist di Vita che ha colpito il palo qualche secondo fa. Trova Fiazza in buona posizione, poi arriva Scappin a rimorchio. Si ferma dietro porta Scappin, guarda la posizione dei compagni ma non c'è nessuno lì davanti, quindi deve riposizionarsi dall'altra parte. Di Vita prova il tiro, lo intercetta Capitan Checchetto che poi riparte. Sul tentativo poi di Lazzari c'è l'intervento irregolare, gli sposta una stecca al momento del tiro. Vediamo un po' se riusciamo a rivedere. Ah no, scusate, c'è questa, questo intervento in tackle scivolato che Enzebo fa. E quindi Capitan Checchetto contro Leonardo Reggio. Ultime fasi di preparazione per Leonardo Reggio, normalmente i portieri lo fanno di standard per cercare di
di avere qualche opzione in più sull'attaccante. Certo, con questo, con Alessandro Checchetto, la vedo abbastanza difficile. Tutto pronto, vediamo un po'. Checchetto contro Reggio. La parata di Leonardo Reggio fa saltare i gambali. Ben tirato il rigore, ma altrettanto buona la risposta dell'estremo difensore lodigiano. Salta sui gambali. Intanto Scapin prova ad andare via lui. Il tiro, attenzione, pallina che resta sotto il portiere. Alessandro Rubega, 1:50 ancora da giocare. Rivediamo qui la bella parata di, eccolo qua, si può vedere, salta bene Reggio, attenzione, intanto sembrava un gol fatto questo qui per Capitan Checchetto, niente da fare. Va giù Fiazza sull'intervento di Lazzari e adesso avremo il rigore dall'altra parte. Lo fischia Edo Pigato, vediamo se riusciamo a rivedere anche questo. Troppo comodo qui con tutti questi replay. Ecco qua, c'è questo intervento di Lazzari su Pigato. Anzi, scusate, su Mauro Fiazza, sul capitano. Quindi Fiazza contro Rubega. Il gol! Il gol di Mauro Fiazza che sblocca il risultato. La gran botta. Bene angolato il rigore, andiamo a rivedere anche questo. Ben tirato. Fa tutto bene anche Alessandro Rubega, ma lo piazza dove non può andarlo a prendere Mauro Fiazza. Quindi il gol del capitano, il risultato che si sblocca, però c'è, attenzione, c'è il crono fermo. Eccoci qua, era fermo perché era ferma anche l'azione, portate pazienza. Attenzione adesso Fiazza, prova ad andare lui. Qui c'è punizione di prima su Scapin. Era chiara la opportunità di andare a rete nel contrasto, va giù Scapin. Vediamo chi si occupa della, invece di battere la punizione di prima, sembra pane per Riccardo Di Vita. Naturalmente non c'è cartellino blu perché non c'era particolare cattiveria nella cosa, però indubbiamente una interpretazione corretta di tutto pronto. Di Vita, la parata stavolta di Rubega. Quindi non sfrutta queste due opportunità una dietro l'altra nel giro di pochi secondi Lodi, ne sfrutta una sola con Fiazza. Di Vita ha fallito la punizione di prima, ancora Scapin, sempre per Fiazza che prova ad andare via, buona l'idea dentro per Monticelli che però è troppo avanzato per approfittare della pallina. Ancora Scapin,
giro per Monticelli. Di Vita, attenzione, l'errore, si impegna Lazzari e la recupera. Poi Monticelli, Monticelli ne fa fuori due, prima Lazzari, poi Carpinelli. Ultimi 30 secondi di questo primo tempo, vediamo che soluzione sceglie Lodi, che ha la possibilità di chiudere l'incontro. 20 secondi da giocare. Tiene palla la formazione di Gigio Bresciani. Andrà probabilmente all'ultimo tiro. Finisce qui. Termina il primo tempo tra Trissino e Lodi. Lodi avanti 1-0 grazie al rigore trasformato da Mauro Fiazza, il capitano. 4-3 la situazione falli. Ci sentiamo al rientro delle squadre tra circa 6 minuti qui in diretta dal Palladio di Valdagno. Rimanete con noi. Stay with us.
Ben ricollegati in diretta con il Palio di Valdagno, con le riprese di Roberto Bauci, la regia di Flavio Zattera, la voce di Domenico Tomba, secondo tempo di Trissino Lodi. Lodi avanti 1-0 grazie al rigore realizzato a un minuto dalla fine dal capitano Fiazza. Vediamo come ripartono le due formazioni in questo secondo tempo. Checchetto, Lazzari, Carpinelli e Gioele Piccoli con Alessandro Rubega in porta per quello che riguarda Trissino. Per quello che riguarda invece il Lodi, in porta Leonardo Reggio, poi vediamo Scappin, Di Vita, possesso palla ora, Mattia Sbroglio con il numero 7 e Capitan Fiazza è il numero 3 in possesso palla. L'autore della prima rete, prima e unica rete che finora decide questo incontro, lotta Checchetto lì, capitano, pettorale, anzi dorsale 81 per lui questa partita. Il 7 invece, questo numero 7, Gioele Piccoli. Fiazza prova ad accentrarsi, la botta di Fiazza sopra la traversa. Si continua a giocare, Carpinelli su Checchetto, Piccoli dall'altra parte. Vedremo se ci delizierà con qualcuno dei numeri di quali è capace. Di Vita intanto riparte per vie centrali con Checchetto su di lui, c'è il fallo di squadra di Gioele Piccoli. Ancora Fiazza, pallina lunga, Di Vita non si intende col suo capitano. Lazzari incrocia il passo, poi scarica verso Fiazza. Scappin che riparte, andrà a retroporta il numero 5 Lodigiano. Una partita che nel primo tempo, diciamo, non è decollata e Lodi ha avuto un'opportunità su rigore. Di Vita la botta centrale, 3 contro 2, attenzione Carpinelli, ma si allunga bene Leonardo Reggio a dire di no. Adesso Trissino naturalmente in pressione perché è sotto di 1, deve recuperare assolutamente il risultato. Ci prova Lazzari e il retroporta per lui con l'assistenza di Gioele Piccoli. Il tiro di Capitan Checchetto. Riparte Lodi con Scappin. Di Vita che incrocia. Su Broglia intanto a centrocampo Piccoli. Deve vedersela con Scappin. Il raddoppio su di lui. Qualche abbraccio di troppo lì, naturalmente in assoluta regolarità. Carpinelli, la botta di Carpinelli, la doppia risposta di Leonardo Reggio. C'è Lodi che si ripropone, un po' impreciso qui l'assist su Di Vita. Palla che resta nelle stecche della formazione lombarda. Broglia per Fiazza, c'è il fallo su di lui. 4 pari a situazione falli, 16-05 da giocare. Naturalmente ancora un'eternità, adesso andremo a vedere come sarà il prosieguo della partita. Attenzione, intanto c'è l'errore, Piccoli va uno contro uno. Poi non riesce l'assist verso Capitan Checchetto perché ci mette la stecca. Qui scusate, sono rimasto a bocca aperta per cosa è riuscito a divorarsi Scappin.
È stato bravo anche a chiudere con la spalla a Rubega, ma battuta praticamente a colpo sicuro per il numero 5 Lodigiano. Un'occasione da una parte e una dall'altra, entrambi i portieri adesso sugli scudi. Il tentativo di alza schiaccia di Piccoli non trova la porta, trova il portiere, palla che finisce dietro, riparte Lodi, Fiazza può andare via, Scappin adesso prova a metterla lì, è contrastato efficacemente da Gioele Lazzari che poi trova l'appoggio di Checchetto, ancora Piccoli che è l'altro Gioele in pista. Checchetto tutto regolare lì, la botta di Scappin, gli risponde Rubega. Partita che sta aumentando di ritmo, imprecisa la conclusione di Carpinelli, Scappin che può ripartire, lo stoppa efficacemente stavolta Carpinelli, Gioele Piccoli. C'è il fallo, il cambio, esce Scappin, dentro Monticelli. Giovanni Maria Monticelli, uno di quelli che nel primo tempo ha fatto vedere cose egregie, come capacità di gestire la pallina. Decide per ora il rigore a 1.35 dalla fine del primo tempo di Fiazza. Lodi 1, Trissino 0, 14 e 26, 5 falli Trissino, 4 Lodi. Palla Trissino, Checchetto dietro per Carpinelli. La recupera Broglia. Attenzione Lazzari in anticipo, secco, la botta! Con il casco, Reggio, siamo dall'altra parte qui, su Fiazza, palla alta. Ancora Piccoli, può andare al tiro, Piccoli trova ben piazzato Leonardo Reggio, un metro fuori dalla sua lunetta. Di squadra fischiato a Trissino che adesso naturalmente deve cominciare a pensare di alzare un po' i ritmi, ma anche il suo baricentro che per ora rimane abbastanza stabile lì. L'iniziativa è assolutamente nelle mani della formazione di Carlo Scarpinelli, però quando riparte Lodi ha portato finora un paio di pericoli dalle parti di Rubega. È evidente che alzando poi i ritmi e velocità ti esponi a un potenziale contropiede. Vediamo un po'. 13 e 44 da giocare, 6 falli Trissino, 4 Lodi. Punteggio 1-0 per i Lombardi. Di Vita prova ad andare via. Capitano, c'è l'intercetto di dopo di Vita, la botta e la risposta di Rubega. Riccardo Di Vita, questo numero 9, è molto attivo anche lui nella formazione di Gigio Bresciani. Monticelli rischia qualcosa qui, cadono i 5, quindi la pressione trissinese fa recuperare pallina. Checchetto per Lazzari, poi Piccoli dall'altra parte, cambio di lato a cercare il suo capitano. Ancora Lazzari dritto, si ferma, poi trottolina, torna indietro, Lazzari! Fiazza, la riconquista sulla ribattuta. Fiazza per Di Vita. Attenzione Di Vita che va via.
È riuscito a fare una gran cosa qui il giocatore lodigiano. Siamo già dall'altra parte, tentativo di Carpinelli, pallina che si impenna. Palla che è trissinese. Un trissino, come diciamo, in tenuta rosso granata. Ricordo un po' il grande Torino. Ancora Piccoli per Lazzari. Scambio tra i due. Piccoli che parte dal proprio metà campo per accelerare e trovare spazi. Ancora Piccoli. La botta di Piccoli! Ci pensa lui! Uno dei giocatori più attesi in questa partita. Gioele Piccoli. Tira nel traffico a incrociare, trova il Pertugio per il pareggio. 12 e 16 da giocare. Il pareggio di Gioele Piccoli. Rivediamo. Pallina che va nel 7 dopo aver rimbalzato per terra. Imprendibile qui per Leonardo Reggio. Adesso vediamo l'inerzia, come cambierà l'inerzia dell'incontro, perché trovato il pareggio si può distendere la formazione di Carlo Scarpinelli. Qua invece c'è l'altro Carpinelli, Manuel in pista. Piccoli per Lazzari. Lazzari che ci prova esterno della rete, ma è tutto fermo. Palla 2 contesa. Sul lato sinistro, sul palo sinistro della porta difesa da Reggio. Carpinelli con l'aiuto della sponda, esterno per Lazzari. Alza un po' il suo baricentro anche Lodi. Attenzione ancora Piccoli, prova ad andare via lui, cerca l'alza e schiaccia, se l'alza un po' troppo. Può ripartire di vita. Pallina che resta lì. Sul tentativo lodigiano, cioè le Piccoli per Lazzari. Adesso Trissino che sta accelerando, premendo sull'acceleratore dopo il pareggio. Sembra rinfrancata la formazione di Carlo Scarpinelli. Tanto Fiazza che va giù, però non si intendono Rubega e Lazzari. Eccolo qua Gioele Lazzari, cerca Carpinelli, arriva tutto dalle parti di Piccoli, tentativo di conclusione, e ancora Lodi che prova a ripartire in due su Mattia Sbroglia, la botta di Lazzari, Lodi ora con calma, Monticelli. Bel sottogamba di questo Monticelli, abbiamo detto prima, uno degli elementi che mi è piaciuto di più nel primo tempo, questo numero 4. Poi c'è l'errore di Broglia, palla che sarà del Trissino. C'è un cambio, esce, anzi doppio cambio, rientrano Cristian Scappin e Riccardo Di Vita. Orsi, Monticelli, Scappin, Di Vita per, come giocatore in movimento per il Lodi. La botta
tentativo, attenzione Scapin in mezzo a tre. Finisce fuori dal palalido qui la pallina, straordinario. Sul rilancio di Rubega, giocherà con l'altra pallina evidentemente. Le due che vengono selezionate a inizio partita. Riccardo Di Vita, chiamata alta la sua conclusione, ancora Piccoli, autore del gol del pareggio per il Trissino. Checchetto. Doppio blu per Orsi e Carpinelli, vediamo cosa è successo. Se ce la facciamo. Visto che mi sa che abbiamo la telecamera puntata da quelle parti. Probabilmente è volato qualche complimento di troppo. E quelli sgomitano un po' tutte e due. Vabbè, effettivamente qui uno provoca e l'altro reagisce. Vabbè. Tutti e due a calmare i bollori, Gigio Bresciani a spiegare qualcosa, forse. Attenzione a Scapini, intanto Scapini in mezzo a due, stava andando, si stava presentando a tu per tu con, e qui c'è il break, l'errore di Di Vita, lo può gestire ma se la mangia un po' in questa situazione capitan Checchetto, che qui Lodi piazza impreciso nella conclusione. Fasi un po' confuse, vediamo chi mette ordine per primo. Lodi per Fiazza. Con Fiazza, anzi, per rimettere un po' di ordine. Di Vita, suo errore prima, pallina che andava verso Scaping, al quale non riesce la deviazione. Checchetto che riparte, passa la metà campo, va giù verso la balaustra, gira retroporta, protegge pallina Checchetto. Poi c'è il fallo, pallina per Gioele Piccoli. Largo ancora Lazzari, che si impenna sul tiro del numero 9 trissinese Monticelli. Monticelli, tentativo che non va. Intanto 8 e 18 alla fine. Uno a uno tra Trissino e Lodi. 6 falli Trissino, 4 Lodi. Tutto ancora in evoluzione. Qui era buona l'idea ma non vede il passaggio Rubega. Allora c'è Di Vita che accelera verso il centro, si incarica del recupero pallina Monticelli con Lazzari, va, lo manda a vuoto Monticelli, scarica per Scapin, poi capitan Fiazza, adesso deve gestire un po' questo momento di bagarre. Lodi, attenzione il tunnel di Fiazza che poi trova un assist verso il numero 9 Riccardo Di Vita, deve solo appoggiarla dentro. Un numero del capitano, andiamo a rivedere. 7:42, Lodi avanti 2-1. Che numero qui, vediamo un po', ecco qua, c'è il tunnel. E poi sulla respinta corta di Rubega, Di Vita deve solo poggiarla, toccarla piano. Dunque Lodi che si riporta avanti,
Adesso Checchetto prova ad accentrarsi, siamo già naturalmente ritornati in diretta dopo aver visto il replay del gol. Checchetto prova Fiazza, 7 minuti da giocare. Monticelli aveva provato ad andare via ma c'è il fallo. Azione Gioele Piccoli, prova ancora lui, ha provato la gran botta di nuovo Piccoli ma stavolta non trova lo specchio arancione della porta. Checchetto adesso si lotta su ogni pallina, Vasca Pin. Palla Trissino, dice Pigato. 6:37 da giocare, Trissino con 7 falli di squadra, Lodi con 4, ma Lodi avanti 2-1 nel punteggio. Attenzione Lazzari, la ribattuta, poi attenzione perché Monticelli la recupera, vede dall'altra parte di vita, c'è pressione di Piccoli su di lui, ci pensa Scapin. Sono Monticelli, Monticelli, la botta di Monticelli sfiora il 7 alla destra di Rubega. Adesso in avanti Capitan Checchetto, ma alla meglio proprio, ancora lui, ancora Monticelli, la risposta con il gambale. E poi c'è un 1 contro 1, ma è attento Scapin, che poi fa ripartire di qua Di Vita, accelera Di Vita sulla lungo la balaustra, prova a metterla lì, Rubega è attento col gambale. Minuti di apnea, 5:25. Lazzari perde palla a retroporta. Attenzione Monticelli, la aggancia. Poi prova, ma trova la pettorina stavolta di Rubega, che è uscito un metro. L'altro Rubega intanto, l'uomo di movimento. Checchetto, bagara adesso, un po' di confusione. Viene fischiato un fallo di squadra, c'è anche time out Lodi. Gigio Bresciani vuole gestire bene questi 4 minuti e 51 secondi che mancano alla fine della partita con i suoi avanti di una rete. Andiamo a vedere intanto la rete e le altre azioni significative. Qui sta tentativo, poi ancora Monticelli con la pallina che sfiora il montante destro della porta difesa da Leonardo Reggio, scusate, da Rubega. Reggio gioca dall'altra parte evidentemente. Preso intanto a scorrere il cronometro Orsi, attenzione qui, grande opportunità e gran risposta proprio di Rubega, poteva essere un momento importante della partita. Anche qui Fiazza che recupera Piccoli, prova a metterla lì, ma è proprio Monticelli che trova Fiazza dall'altra parte. Si arrabbia un po' qui Gigio Bresciani, Rubega cerca Carpinelli,
Capelli che si accentra, stavolta il gambale lo mette Leonardo Reggio e allora è Piazza che riparte. Va giù sul contrasto, attenzione lì al diagonale. Gioele Piccoli prova l'assist lì, non prova il tiro Piccoli. ...3.38 ancora da giocare. Lodi 2, Trissino 1, vibrante questo finale di partita. Di Vita deve passare a metà campo. Piazza. C'è Piazza che si accentra, la può mettere lì Di Vita. Se lo mangia. Se lo mangia di brutto. Ma c'è fallo. Carpinelli prova lui, Gioele Piccoli, la botta di Piccoli, Scapin va da solo, si impenna la pallina davanti a Alessandro Rubega, poi ancora Trissino a gestire, c'è l'altro Rubega, Gioele Piccoli, Lazzari, Piccoli. ...2.45, palla Lodi. C'è da asciugare il terreno di gioco in una posizione anche estremamente critica lì, entrata area. Trissino che sale a 8 falli di squadra, Lodi rimane a 4. 2.45 da giocare, Lodi avanti 2-1. Di Vita in possesso. Massima pressione adesso, naturalmente Trissino la riconquista. Checchetto. Poi però attenzione. Di Vita non lo trova. Non trova l'appuntamento con la pallina. Pallina chiamata alta da Pigato, sarà palla Lodi. Rientrato Orsi per Di Vita. Tiene palla qui. Ancora Orsi che può presentarsi al tiro, ci prova, è un'accompagnata Di Vita. Poi esce... Esce bene Monticelli, ma è più veloce di tutti. Checchetto adesso a gestire pallina sul retroporta di Lodi. Prova la botta disperata qui, Gioele Piccoli. Rumoreggia il pubblico trissinese, c'è a terra. Vediamo chi c'è giù. C'è a terra Checchetto. Vediamo se riusciamo a rivedere. Infrenata qui. Colpi si toccano i due. Alla peggio da quello che si vede. Checchetto. Vediamo se rimane sul terreno di gioco il capitano. No, c'è il cambio. Rientra Gioele Lazzari.
dentro colpo con il numero 3. 1:40. Attenzione Carpinelli, c'è l'errore. La domestica di Vita che riparte. Fa fuori Piccoli, poi la... E trova il rigore qui. Sul contrasto... Sul contrasto... Si disinteressa un po' della pallina in questo caso... Andiamo a rivedere qui e Monticelli su Carpinelli. Gioele Lazzari sul punto di battuta quando manca 1:08 alla fine. Pigato a con l'occhio col tavolo, vediamo un po'. Quindi Lazzari contro Leonardo Reggio, vediamo un po'. La parata, anzi la traversa di Lazzari, non si riesce a capire se ci sia stato anche l'intervento da parte del portiere. Tanto Monticelli la tiene lì. Monticelli in pressione su Lazzari. Poi Piccoli, esce Rubega, entrerà anche Mirko Sanson, il quinto uomo, gioca il tutto per tutto naturalmente Carlo Scarpinelli, 26 secondi. Gli scambi adesso a cercare il momento buono per il tiro. Pallina che finisce dalle parti della balaustra. Finisce qui. Termina l'incontro e Lodi batte Trissino 2-1. Partita tiratissima, soprattutto negli ultimi 10 minuti. Andiamo a ricapitolare le reti. Il gol di Mauro Fiazza alla fine del primo tempo che si chiude sull'1-0 per il Lodi, poi il pareggio di Gioele Piccoli e il gol che decide la partita da parte di Riccardo Di Vita. Quindi l'applauso del Paralido per entrambe le squadre, partita che termina con il punteggio di Lodi 2, Trissino 1. È tutto per noi,
ci sentiamo alla prossima dalle squadre che vedo. Forte dei Marmi, Bassano, coraggio, se sbaglio. No. Scandiano, forte. Scandiano Bassano, non è imbroccata una. Complimenti Domenico Tomba. Grazie. Grazie a... al redivivo Fausto Pozzano. Grazie Fausto. Completamente andato. Ci risentiamo a breve, grazie. Valium per me, grazie.